perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati e grazie per essere con noi. Il coraggio di ogni giorno è anche quello dei giovani che si impegnano nella propria comunità, ma soprattutto anche all'interno di quella che è la vita della Chiesa e all'interno della vita attiva della Chiesa. Io ringrazio per essere con noi oggi Vittorio Emanuele Agostinelli, siamo a Roma. Vittorio è un componente della Consulta Giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura. Grazie Vittorio per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a te. Sappiamo che questa, diciamo, è un'idea avuta nel 2019 dal Cardinale Ravasi, che è appunto il prefetto un po' di questo dicastero importante della Curia Romana, di quello dicastero per la cultura. Perché coinvolgere in modo così attivo i giovani all'interno del Pontificio Consiglio della Cultura? Sì, innanzitutto grazie ancora per l'invito. Diciamo che l'idea di una consulta giovanile è nata appunto da Sua Eminenza Cardinal Ravasi, che ha raccolto 20 ragazzi per avvicinare un po' il Vaticano al mondo dei giovani. All'interno di questa consulta ci sono ragazzi e ragazze credenti e non credenti, veramente di tutti i tipi, e abbiamo ragazzi che vivono ancora gli ultimi anni del liceo, altri che si sono laureati, arriviamo dai 18 ai 28 anni. E devo dire che questa è una consulta che è nata in un periodo particolare, è entrata un po' nel vivo nell'anno della pandemia, perché poi ormai sono 3 anni che esiste questa consulta. Il primo atto che abbiamo fatto è stato proprio quello di stilare un manifesto che, diciamo, che incorpora 3 azioni della consulta, che sono ascoltare per capire, questa è la prima, la seconda è dialogare per incontrarsi e la terza è costruire per superare. Che sono, diciamo, un po' le priorità anche dettate spesso da Papa Francesco in tanti suoi appuntamenti un po'. Assolutamente sì, e poi, diciamo, ultimamente è diventato anche importante quella che è l'interazione, no? tra noi giovani, e sia con la pandemia ma anche con la grande instabilità che c'è nel mondo di oggi, non soltanto nel quotidiano, ma anche nella proiezione di un futuro per ognuno di noi. Vittorio, io so in realtà, tra l'altro, che soprattutto sul verbo ascoltare, ecco, sull'ascolto c'è un progetto, che è il progetto del Sentiero dell'Ascolto, che ha coinvolto varie parrocchie di Roma e comunque limitrofe a Roma. Esattamente di che cosa si tratta, perché si è presa questa scelta di uscire, ecco, in qualche modo fuori dalla curia, ecco, possiamo dire, usare questo termine. Diciamo che la prima azione che ci siamo posti è proprio quella di attuare il manifesto con l'ascolto, perché abbiamo bisogno di ascoltare i nostri coetanei. Ovviamente siamo giovani, ma non possiamo esimerci dal tendere un orecchio verso i nostri coetanei per capire quali sono le tematiche che adesso vivono i giovani, oltre a quelle che viviamo noi insitamente nel nostro ruolo, insomma, di membri della consulta. È un progetto che in realtà ha viaggiato per tutta Italia, perché abbiamo visitato 7 luoghi, abbiamo iniziato ovviamente a luoghi a noi vicini, quindi abbiamo visitato delle parrocchie, comunque delle realtà giovanili vicine, diciamo, l'ambito parrocchiale, penso alla Gioventù Francescana. Siamo andati ad Assisi, a casa Frate Jacopa, come dicevi anche tu, a Roma, in una bellissima parrocchia di San Timoteo, e abbiamo raccolto dalle 50 alle 60 interviste, e devo dire che è stata un'esperienza incredibile. Ha coinvolto circa metà della consulta, sono partiti 8 ragazzi da luglio 2021, e si è conclusa, la prima tappa è stata
appunto a San Timoteo e si è conclusa ad Assisi il 30 ottobre 2021. E durante questo, diciamo, questo viaggio della consulta abbiamo raccolto veramente testimonianze toccanti che ci calano un po' quelle che sono tematiche nascoste. A 30 anni un po' da questo grande anniversario dove si parla tanto di legalità e di principi e di senso del dovere di ognuno di noi andare in questi luoghi, in queste realtà e scoprire, cito tra tutti una realtà che è quella di Marigliano, che è diciamo un quartiere di Napoli, diciamo una frazione di Napoli, dove c'è questa parrocchia bellissima, piena di ragazzi che veramente incarnano un po' il senso del dovere, dell'attivismo sociale e accolgono altri ragazzi, quindi loro coetanei, che vivono situazioni di disagio o che si trovano in ambienti particolari, che comunque vivono anche o comunque vengono alimentati e suggeriscono criminalità. Per una vita diversa, per un pensiero diverso, un attivismo diverso. E sono state veramente esperienze importanti che penso che condividerle con tutti i giovani d'Italia e non solo sia la prima cosa e il primo dovere. Infatti, come ti accennavo prima di accettare appunto questo invito, il progetto è uscito proprio in questi giorni e quindi vedrete le prime tappe fino alla realizzazione di un documentario finale che ci sarà in autunno inoltrato di quest'anno. E speriamo magari in realtà in futuro, comunque nei prossimi mesi, di poter anche, perché no, avere una visita, ecco, di questa bella realtà del Pontificio della Cultura qui a San Giovanni Rotondo, dato che dopo Assisi, dopo aver incontrato anche la Gifra Francescana, non si può non visitare anche, ecco, San Giovanni Rotondo. E grazie Vittorio per aver risposto positivamente al nostro invito, grazie per la tua testimonianza su quello che è il tuo impegno, sul tuo impegno di ogni giorno. Chiederei anche alla regia di rimandare un po' il sito web del Pontificio della Cultura, che è dove c'è appunto questa sezione dedicata anche alla consulta giovanile, dove comunque c'è anche poi una zona comunque con i contatti o comunque per chiunque volesse entrare in contatto con voi, chiedervi informazioni e sapere di più di questa bella esperienza, di questa bella realtà, di questo bel progetto del Cardinale Ravasi. Grazie ancora Vittorio e ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te, grazie a tutti. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.